Uno, una donna a capo, non in quel senso, vedere una donna a capo dell'associazione giovanile, quindi mi fa molto molto piacere. Io ho una domanda per i nostri due ospiti. Allora, Giovanni Falcone diceva che tutto ha una fine. Voi in Calabria, ma anche in tutta la questione meridionale, vedete la parola fine al fenomeno mafioso o no? In particolare al governo Frescobelli ti voglio chiedere, le politiche giovanili in Calabria stanno cercando di fare qualcosa a riguardo del combattere il problema mafioso? E può essere un'iniziativa, non lo so, anche una serata come questa in Calabria per approfondire il tema mafioso, può essere la chiave di volta, può essere l'inizio nel far pensare ai giovani della Calabria che si può combattere questo fenomeno? Calabria si parla sempre più frequentemente dei temi della legalità, ci sono sempre grandi iniziative, grandi momenti di confronto, anche, devo dire la verità, con grande partecipazione anche dei giovani. Ogni tanto si dice no, ma i giovani non partecipano. Io ricordo di aver fatto da sindaco decine di incontri nelle scuole, non so se tu Mimmo qualche volta ci sei stato, probabilmente abbiamo fatto tantissimi, portando i prefetti, i magistrati, le associazioni, e io ho sempre notato l'interesse dei giovani. Non abbiamo mai fatto cose con 500, 1000 giovani, ma con 100, 120, 150.